Al giornalista di TV 2000 Destino il premio Tra gli ultimi del mondo, dedicato ai bambini profughi non accompagnati. Una brutta deriva, ruoli e prerogative del Consiglio Comunale vengono delegittimati, le opposizioni scrivono al prefetto. Giustizia e libertà, per questo morirono, per questo vivono, inaugurata in Mediateca la mostra dedicata ai fratelli Rosselli. Palio del Golfo, benedetta la nuova barca del Sant'Erenzo, un evento atteso da molti anni. Continuiamo a divertirci senza pressioni, le parole di Mister Marino alla vigilia di Spezia Verona. Buonasera e benvenuti alla TLS Giornale. Si è svolta ieri nel Salone di Tele Liguria Sud la cerimonia di premiazione della seconda edizione del concorso di poesia e narrativa Fra gli ultimi del mondo, organizzato dall'Associazione Percorsi. A ricevere l'ambito riconoscimento è il giornalista di TV 2000 Maurizio Destino. Vediamo in proposito il servizio di Maria Cristina Sabatini. Il tema dei minori non accompagnati è stato protagonista dell'edizione 2019 del premio di poesia e narrativa Fra gli ultimi del mondo, svoltosi ieri nella sala multimediale di Tele Liguria Sud. Quest'anno ci è sembrato giusto parlare dei minori migranti, rifugiati, profughi e non accompagnati, perché è un dramma del quale non ci si può dimenticare. Io ho fatto mia una frase scritta da Anna Di Giusto, una delle nostre premiate, che dice: restiamo umani, poi la politica farà quello che vorrà, nel senso che sceglierà i modi, le maniere, non ci interessa entrare in questo. Il nostro appello è: restiamo umani. Maurizio Destino, giornalista inviato di TV 2000, ospite speciale dell'evento, ha coinvolto il pubblico presente con le sue esperienze umane e professionali nel sud del mondo. Un lavoro che forse possiamo dire anche una missione. Una missione, ma soprattutto un modo di essere, un modo di vivere. E spero che sia sempre così, perché il giorno in cui dovessi lasciare da parte le emozioni che mi portano il lavoro, allora penso che quel giorno rischio di portare avanti una vita disincarnata, e questo è quello che non vorrei mai. Situazioni spesso coinvolgenti che lo hanno portato a contatto con minori e giovani già adulti. Ogni volta che vado in un paese io non torno mai come prima, perché gli occhi dei bambini ti rimangono dentro e non sempre sono occhi sorridenti. Con il monito che quei minori sono anche qui tra di noi. I minori non accompagnati non sono soltanto quelli che non arrivano per mano dei loro genitori, ma sono anche quei bambini che crescono e vanno avanti con la loro età senza che nessuno li accompagni nella loro educazione e formazione. E non vorrei mai che il mio sguardo rimanga soltanto in un paese dell'Africa o dell'America Latina, perché se fosse così, questo rischierebbe di non farmi più vedere tutti quei bambini che crescono da soli anche negli angoli dietro le nostre case. A Maurizio Destino, per la sua attività tra gli ultimi del mondo, è stata consegnata la P, simbolo del premio Montale Fuori di Casa, realizzata dal pittore e miniatore d'arte Piero Colombani. Fa parte questo della mia ricerca ultima, che ho chiamato Nuovo Gotico, perché è proprio un volere riscoprire l'antica arte, quando l'arte era un connubio perfetto tra contenuto e forma, ricerca in campo del disegno, delle geometrie sacre, dei contenuti, in equilibrio con l'estetica, in equilibrio col colore. La situazione dei rapporti istituzionali in seno al Comune sta degenerando ed i limiti sono stati oltrepassati da tempo, affermano in modo univoco i capigruppo Guido Mellei, Leali a Spezia, Federica Pecunia, PD, Paolo Manfredini, PSI, Luigi Liguori, Spezia Bella Forte Unita, Lorenzo Forcieri, Avanti Insieme e Massimo Lombardi, Spezia Bene Comune.
che continuano. Stiamo assistendo ad una pericolosa deriva nella quale i ruoli e le prerogative istituzionali del Consiglio Comunale vengono delegittimati ad ogni occasione a causa di atti e comportamenti messi in campo in primo luogo dal sindaco Peracchini, ma anche da alcuni suoi assessori e da alcuni consiglieri e dalla sua maggioranza. Una brutta deriva, concludono Mellei, Pecunia, Manfredini, Liguori, Forcieri e Lombardi, che ci ha indotto a prendere una posizione ufficiale con una precisa e formale nota indirizzata al prefetto della Spezia e dagli stessi Peracchini e Guerri. Un appello alle istituzioni perché questo gioco al massacro che delegittima il ruolo degli organi comunali e scredita l'onorabilità di tutti noi finisca subito. Il sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, ha incontrato ieri mattina i referenti territoriali di Poste Italiane in merito ai ritardi nella consegna della corrispondenza avvenuti nelle ultime settimane. Il colloquio, nato a seguito dell'esposto del consigliere Luca Ponzanelli, ha portato ad un impegno reciproco. Poste Italiane infatti aprirà un canale preferenziale con il territorio sarzanese, mettendo a disposizione un servizio ad hoc e personale dedicato alla raccolta delle segnalazioni. Necessario però una maggiore attenzione da parte dei cittadini che spesso non indicano il nominativo sulle cassette postali. L'amministrazione, ha dichiarato il sindaco Ponzanelli, terrà alta l'attenzione sulla problematica. Mi aspetto risposte concrete e soluzioni efficaci. Maurizio Martina fa tappa alla Spezia per la campagna elettorale per le primarie del 3 marzo per la segreteria nazionale del Partito Democratico. Sarà infatti in città per una iniziativa con iscritti e simpatizzanti domani alle ore 18:30 allo Urban Center. Al centro dell'incontro il programma con cui Martina si candida alla segreteria, i temi attuali delle scelte del governo Salvini Di Maio, le proposte per il campo riformista progressista dei prossimi mesi di campagna elettorale per le elezioni europee e amministrative. L'ex senatore Luigi Grillo è stato assolto ieri a Roma dall'accusa di corruzione in atti giudiziari perché il fatto non sussiste, in relazione al procedimento relativo alla lottizzazione Lago Castello nel Mantovano. Il GUP del Tribunale di Roma, Roberto Saulino, ha assolto in udienza preliminare insieme a Grillo altre 6 persone, tra cui l'ex presidente del Consiglio di Stato Pasquale Delise e l'ex sindaco di Mantova Nicola Sodano. Al centro del procedimento c'erano le presunte corruzioni per fare in modo che una lottizzazione del lungo lago del Mantovano, bloccata da vincoli paesaggistici, venisse sbloccata per permettere la costruzione di alcuni immobili, un'opera mai nata e bloccata dalla stessa commissione del Consiglio di Stato. Questa mattina Grillo ha convocato una conferenza stampa per commentare la vicenda e la sua assoluzione. C'erano per noi Emanuela Cavallo e Davide Morina. Una soluzione piena di una vicenda che la riguardava e che riguardava anche il territorio mantovano. Come la commenta? Beh, è stata una giornata stupenda perché non solo il GIP ha deciso non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, ma anche il PM nel suo intervento ha affermato che secondo la sua opinione non eravamo in presenza di reati di corruzione, quindi nel migliore dei modi dopo 4 anni, che per me sono stati ovviamente 4 anni di difficoltà, di sofferenza, la giustizia ancora una volta ha vinto. Ha diverse vicende giudiziarie che la riguardano, ma la sua fiducia nei confronti della magistratura è cambiata anche alla luce di questa sentenza? Ma io in 34 anni di attività politica fatta da professionista ho avuto almeno 5-6 vicende giudiziarie, dalle quali sono risultato sempre innocente, estraneo ai fatti, salvo la vicenda che mi ha visto protagonista negativo di un arresto per la vicenda dell'Expo, per la quale ho patteggiato perché ho ritenuto di farlo nelle condizioni in cui ero, pur non riconoscendo di essere colpevole delle cose di quali venivo accusato. Anzi, in questo senso spero di consolarmi con un libro che uscirà quanto prima, quando avrò finito di fare
i servizi sociali. E la giustizia è così, in Italia ci sono dei giudici che fanno bene la loro parte e quindi bisogna forse aspettare un po' troppo. E dal punto di vista politico, l'ex senatore Grillo, lungamente legato a Forza Italia, oggi come si colloca? Stando fuori dal campo e senza pretendere incarichi, senza pretendere candidature, senza appartenere a nessun partito, scrivo ogni settimana delle mail su singoli argomenti facendo conoscere la mia opinione. Cosa non vede in questo governo? C'è troppa incompetenza. Questi giovani che oggi hanno la responsabilità di governare la settima potenza del mondo ignorano la storia di questo paese, ignorano da dove siamo partiti, perché rifiutano un confronto sul passato, su tutto ciò che di positivo è stato fatto. Siamo diventati una grande potenza mondiale senza che nessuno ci abbia regalato nulla e oltre a disconoscere questo passato, le loro scelte appartengono solo al presente, non si pongono il problema del futuro di questo paese. Vediamo ora, come ogni sabato, quali sono le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. La sofferenza che diventa offerta di sé. Celebrata lunedì la giornata del malato, la messa del Vescovo a San Pietro a Mazzetta. Nell'omelia per la festa della Madonna di Lourdes, Palletti ha sottolineato l'importanza del ruolo di Maria nella nostra vita, messo in risalto dall'episodio delle nozze di Cana. A fianco un nuovo diacono, sabato prossimo alle 16 il Vescovo Luigi Ernesto Palletti ordinerà diacono permanente Agostino Cavirani della parrocchia di Ortonovo. La cerimonia avrà luogo nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia e sarà appunto presieduta dal Vescovo. E a fianco consacrata la chiesa del Sacro Cuore di Gesù. A centropagina una premiazione, è stato premiato ieri Di Schino, il giornalista inviato della Televisione Cattolica Nazionale TV 2000. La premiazione è avvenuta nel Salone di Tele Liguria Sud nell'ambito del premio speciale Tra gli ultimi del mondo. E a fondo pagina il viso dolce del giovane Don Marco. 45 anni fa moriva Don Bertolucci, giovane prete di Arcola. E infine un viaggio lungo una vita, ecco la bellezza di essere sposi. L'ufficio diocesano di pastorale per la famiglia rende noto che riprenderanno sabato prossimo gli incontri di percorso sul tema appunto un viaggio lungo una vita. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. La comunità di Brugnato ha ricordato ieri, a 40 anni dalla sua scomparsa, il canonico Alighiero Morganti, sacerdote e benefattore dell'intera Val di Vara. La celebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo Monsignor Palletti nella cappella della residenza sanitaria Sacro Cuore, ha dato avvio agli appuntamenti che porteranno a festeggiare nel giugno prossimo anche i 40 anni di attività della struttura. Vediamo il servizio di Italo Lunghi. La celebrazione, presieduta dal Vescovo diocesano Monsignor Luigi Ernesto Palletti presso la cappella della residenza sanitaria assistita Sacro Cuore di Brugnato, ha segnato l'inizio degli appuntamenti che porteranno a festeggiare i 40 anni di attività della struttura sociosanitaria nel giugno prossimo. L'occasione è segnata dal 40° anniversario dalla scomparsa di Monsignor Morganti, benefattore e ispiratore delle diverse opere di carità e assistenza, oggi portate a compimento dal Consorzio Campo del Vescovo, presieduta da Don Mario Perinetti. Ricordiamo oggi la morte del canonico Morganti, fondatore del Sacro Cuore, e da lì siamo partiti dando lo sviluppo attuale, diciamo, tutto quello della nostra attività assistenziale nei vari reparti del disagio. Io penso che tutto dobbiamo a lui, perché era veramente un uomo di carità, anche nei suoi limiti, però ha saputo veramente donare e si è esposto tantissimo, cominciando dal 1944, quando fondò un orfanotrofio per bambine orfane di guerra. Sulla sua scia noi abbiamo camminato abbastanza, perché dopo 40 anni
può sentire davvero di essere giunti a una tappa, perché siamo proiettati verso il futuro, quindi altre attività vengono programmate. E per gli ospiti della struttura e dei loro parenti oggi è un giorno di festa, cui volentieri hanno dato il loro contributo medici, infermieri e personale della residenza sanitaria. Sì, direi più momenti di festa. Il 2019 difatti segna i 40 anni di attività della struttura Sacro Cuore, questa RSA che è nata come piccola casa di riposo e che oggi è un centro che accoglie 146 pazienti di varie tipologie, quindi diciamo è più un centro polispecialistico. Oggi per questa occasione il nostro gruppo di animazione ha preparato questo Nutella Party assieme ai nostri nonni, che quindi potranno, come dire, gustare anche di questa cioccolata, insomma, per una giornata i nostri medici, i nostri infermieri chiuderanno un po' d'occhio ai valori di glicemia del sangue e faremo gustare anche ai nonni, quindi anche col sapore, questa festa. Con l'occasione si è inaugurata anche la struttura sanitaria per le cure dentali, strettamente legata al Sacro Cuore, con l'intento di offrire un servizio qualificato non solo agli ospiti della residenza sanitaria, ma anche di rispondere ai bisogni dell'intera vallata del Vara. Inaugureremo la clinica odontoiatrica, che è appunto fiore all'occhiello per la nostra attività, quanto in previsione è un servizio prima di tutto ai nostri ospiti, per non portarli a specchio altrove per sistemare tutti gli apparecchi dentali che sono necessari. Ed è stato il Vescovo diocesano, presenti le autorità, i sindaci della Vallata del Vara, il consigliere De Paoli in rappresentanza della Regione Liguria a benedire la struttura e l'avvio dell'attività. Questa mattina in Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso è stata inaugurata la mostra dedicata ai fratelli Rosselli in occasione dell'ottantesimo dell'assassinio di Carlo Enello Rosselli. La mostra storica documentaria è intitolata Carlo Enello Rosselli, giustizia e libertà, per questo morirono, per questo vivono. Vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani con le riprese di Sergio Diofili. Una mostra articolata in 21 tavole per ripercorrere tutta la storia dei fratelli Rosselli, attraverso fotografie e documenti storici, in modo da restituire nella sua interezza l'alto messaggio civile e politico del loro pensiero e della loro azione, riassumibile nel motto coniato da Carlo, giustizia e libertà. Chi sono stati i fratelli Rosselli e perché la loro vicenda è così importante per la storia del nostro paese? Sono stati due combattenti tenaci, coerenti e coraggiosi dell'antifascismo, fino a pagare questa lotta con le loro vite, e poi sono stati anche sul piano della cultura politica dei grandi innovatori. In particolare Carlo, col suo socialismo liberale, ha voluto conciliare i due grandi principi, i due grandi ideali di giustizia e di libertà. E credo che sia l'una che l'altra degli aspetti della loro vita, delle loro opere, sia estremamente attuale. Oggi abbiamo bisogno di punti di riferimento e quelli dei Rosselli è veramente un punto di riferimento cristallino di un antifascismo antitotalitario coerente e di una fede anche nel riscatto dell'Italia e nel riscatto della coscienza democratica del paese, che credo oggi sia di grande attualità. Qual è l'aspetto maggiormente attuale dell'eredità politica e culturale dei fratelli Rosselli? La lezione morale, ancora una volta, è quella che emerge sopra ogni considerazione, ovvero senza moralità non vi può essere politica, così come non vi è politica solo senza moralità, come ci ha insegnato Giuseppe Mazzini. Beh, quello di non accettare la storia per come accade, ma ragionare, riflettere, difendere la libertà, lo spirito critico e studiare. I fratelli Rosselli ci danno una lezione di altruismo, di generosità, di spirito di sacrificio, perché tutto hanno dato per la libertà e per la giustizia. Nella politica attuale ciò che manca di più è proprio una cultura politica di alto profilo. Beh, nell'era della finanza si è persa la dimensione umana dell'uomo e quindi tutti noi dobbiamo ricordare che siamo in un percorso di vita che parte dai bisogni dell'uomo, col rispetto dell'uomo, e tutto il resto deve essere a supporto dell'uomo e non viceversa. Bisogna tornare a pensare che ogni uomo è una persona con delle identità, delle sensibilità e capire come agire per il meglio. Presenti alla cerimonia inaugurale della mostra, oltre a tanti studenti, molte personalità del mondo politico cittadino, tra cui l'ex sindaco Massimo Federici. E mi piace sottolineare questa continuità che si realizza tra lui e il suo successore in questa giornata. Così deve essere, nel rispetto delle istituzioni.
contiamo molto di coinvolgere le scuole, perché i giovani devono conoscere queste due straordinarie figure affinché possano trovare in loro davvero degli esempi a cui guardare per orientare il loro cammino. Terzo appuntamento, mercoledì 20 febbraio alle ore 21 al Teatro Civico per concerti a teatro, la rassegna di musica classica promossa da Fondazione Carispezia. Protagonista sarà uno dei più acclamati artisti del mondo della musica classica, Grigori Sokolov. Considerato tra i massimi pianisti viventi, ammirato per la sua introspezione visionaria, l'ipnotica spontaneità e la dedizione senza compromessi alla musica, Sokolov proporrà un programma incentrato su Beethoven e Brahms. Il concerto sarà preceduto da una guida all'ascolto a cura di Federico Rovini, direttore del Conservatorio di Musica Giacomo Puccini della Spezia, alle ore 18 presso il ridotto del Teatro Civico ad ingresso libero. Questa mattina è stato conferito a Verona il premio della stampa al Cosmo Bike Show 2019 all'Alta Via dei Monti Liguri. Si tratta del percorso escursionistico di circa 440 km che attraversa tutta la Liguria, toccando anche Ceparana e la Val di Vara. Può essere percorso interamente in bicicletta e teatro dell'Alta Via Stage Race. A ritirare il premio, consegnato dal presidente della Federazione Ciclistica Renato Di Rocco, l'assessore al turismo della Regione Liguria. Grande folla alla presentazione della nuova barca della Borgata di San Terenzo, che si è svolta oggi in Piazza della Libertà. A dare il via alla manifestazione il presidente di Borgata Passalacqua Matteo. Vediamo il servizio di Aurora Razza con le immagini di Davide Morina. Oggi la Borgata di San Terenzo ha presentato la sua nuova barca. Quanto è importante questo evento? Ma è un evento fondamentale, diciamo, oserei dire storico, perché noi da 8 anni, 7 abbiamo preso in mano questa borgata da zero, e quindi è stato un percorso che ci ha portato a chiudere un cerchio. Ora, diciamo, una borgata di primo ordine con questa barca qua, è stato un progetto sposato, difficile, perché poi noi siamo una piccola borgata e quindi a questo punto qua, dopo la palestra che abbiamo fatto in centro al paese, una palestra splendida, dopo la copertura delle barche che è stata fatta nell'arco degli anni, ora con questa barca qua abbiamo chiuso un cerchio e siamo una borgata di primo ordine, pronta a vincere qualcosa. Come si fa a costruire una barca del genere? Beh, guarda, c'è tanto lavoro dietro, e come si fa è molto facile, serve solo la passione, poi bisogna unire tante persone con tante competenze e tutte quante con un po' di entusiasmo. Se questa strana alchimia c'è e succede che poi alla fine tiri fuori una barca, ma che non è un semplice pezzo di legno, come dicevo anche prima, ma è un oggetto che ha un'anima. Protagonista non è stata solo la barca, perché c'è stata una sorpresa, le è stata conferita una targa, e ne è contento? Allora, sicuramente sì, nel mio passaggio di consegne sicuramente sono contento, perché ho lasciato una borgata, io ho dato il mio piccolo contributo a far crescere questa borgata e a fare una squadra, ma sono ancora più contento di lasciare il testimone ad una persona che sono convinto che la farà ancora più crescere di me, perché è più competente e più bravo. Quindi fortunatamente lascio qualcosa a qualcuno che è molto più capace di me, quindi sono molto contento. Oggi è un giorno importante per una delle 5 borgate del suo comune. Sì, è un giorno importante per il comune, proprio perché noi abbiamo 5 borgate e insomma sappiamo che il mondo delle borgate non è un mondo facile, e quando si vede che comunque si va avanti, questo è un fatto che rincuora il fatto di avere a San Terenzo una borgata così operativa, di avere dei borgattari così in gamba e votati proprio a quello che è il bene della nostra borgata e delle nostre comunità. Dopo la benedizione da parte del parroco di San Terenzo, Don Luca, la barca ha fatto il suo primo bagno inaugurale.
Passiamo allo sport, al basket. Impegno casalingo domani per lo Spezia Basket Club Tarros, che al Palasprint ospita Ospedaletti. La squadra imperiese si trova attualmente all'ultimo posto della classifica nel girone di Serie C Silver. L'impegno però, come sottolinea il coach bianconero Andrea Padovan, non è da sottovalutare. Tutti a disposizione nelle fila bianconere. Palla 2 domani a partire dalle ore 18. Passiamo al calcio, scontro diretto per lo Spezia che domani sera alle 21 al Picco affronterà il Verona di Mister Grosso. Continuiamo a divertirci senza pressioni, con serenità. Questo è il messaggio lanciato dal tecnico delle Aquile alla vigilia della partita. Ascoltiamo allora il tecnico Pasquale Marino in conferenza stampa. I ragazzi stanno bene qua, moralmente stiamo bene, insomma abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo qualche defezione perché Capradossi non ha recuperato, De Col non ha recuperato, ieri si è fermato da Cruz per un problema a tendine, oggi non si è allenato, per cui da Cruz non sarà questi tre non saranno nella partita. Sicuramente in questa fase fare 3 punti in ogni partita è fondamentale per attestarsi bene, per cercare di guadagnare terreno, soprattutto su quelli che ci stanno dietro, anche per cui è fondamentale questo, però sappiamo di affrontare una squadra molto forte, ha avuto un periodo particolare, però sicuramente è una squadra che ha tutte le potenzialità per fare un campionato di vertice, per confermarsi al vertice. Sappiamo delle difficoltà che ci saranno in questa partita, perché è una squadra che è ben organizzata, una squadra che sa palleggiare bene, sa giocare bene palla a terra, e quindi dobbiamo cercare di essere bravi innanzitutto a limitare il loro gioco per poi riuscire a fare le nostre giocate predeterminate che ci hanno consentito di arrivare dove siamo fino adesso. Ecco. Il gruppo in questo momento è un gruppo omogeneo, in ogni reparto ci sono possibilità di variare come si vuole, anch'io posso variare anche magari dopo una partita che si fa bene, che si gioca bene, posso alternare qualcuno, far rifiatare qualcuno, queste sono cose che certamente dobbiamo valutare in vista del quando arriveremo addirittura d'arrivo, dobbiamo arrivarci freschi, ma non solo con pochi uomini, ecco, dobbiamo arrivare con diversi ragazzi per avere l'opportunità di gestire qualsiasi situazione che venga fuori. Vuoi fare un appello tu ai tifosi perché vengano a sostenerli ancora di più? Ma sicuramente ci fa piacere se vengono numerosi, ecco, perché noi stiamo cercando di dare il meglio di noi stessi, la gente che viene a vedere la partita è contenta e quindi spero che questo sia trainante per chi magari qualche partita l'ha vista da casa, ecco, di dare anche l'appoggio che questi ragazzi in questo momento stanno meritando. Banchieri, ladri, truffatori lontani dai nostri colori. Questo era scritto sullo striscione steso questa notte sul parapetto della scalinata sopra Piazza Europa. Lo striscione, firmato CF, ovvero Curva Ferrovia, si riferiva alle indagini della polizia che hanno portato all'interdizione del presidente e dell'AD dello Spezia. E vediamo ora i risultati di questa 24esima giornata. Palermo-Brescia 1-1, Benevento-Cittadella 1-0, Carpi-Perugia 0-1, Padova-Foggia 1-1, Ascoli-Salernitana 2-4. Cosenza-Cremonese e Lecce-Livorno si giocheranno domani alle ore 15, mentre alle ore 21 scenderanno in campo lo Spezia contro l'Hellas-Verona. Lunedì vi sarà il posticipo alle ore 21 di Crotone-Pescara. Questa giornata riposa il Venezia. Alla luce di questi risultati vediamo la classifica. Al comando troviamo il Brescia con 43 punti, segue il Palermo 42, Benevento 39, a 35 troviamo il Lecce con il Pescara, lo Spezia 34, Verona 33, Perugia 32, Salernitana 31, Cittadella 30, Cremonese 27, Venezia 26, Ascoli 25, Cosenza 24, Foggia 21, Livorno 20, Crotone 19. Chiudono la classifica il Padova e il Carpi a 18 punti.
E veniamo in chiusura alle previsioni meteo per la giornata di domani, domenica 17 febbraio. Ancora in prevalenza soleggiato, ma con tendenza a formazione di nubi basse sulla costa a causa della progressiva rotazione del flusso dai quadranti meridionali, in particolare su centro-ponente. Sulla costa al mattino sereno, al pomeriggio soleggiato. Umidità su valori medio-alti, venti deboli a prevalente regime di brezza lungo la costa, tendenti a disporsi dai quadranti meridionali fino a moderati sui rilievi e sui versanti padani. Mare poco mosso, quasi calmo. Le temperature oscilleranno tra una minima di 7 gradi ed una massima di 15. È tutto per questa edizione del TLS Giornale. Grazie per il cortese ascolto e buon proseguimento di serata.